E abbiamo in collegamento con noi Mattea che ci leggerà un'altra buona ricetta anche oggi per quanto riguarda la sfida alimentare, che è mangiare ogni giorno una porzione di verdura della famiglia dei cavoli. Buongiorno Mattea, bentornata. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Oggi pasta? Oggi pasta e rigatoni con pesto di broccoli, ricotta e A me nocciole. piacciono un E sacco i rigatoni. sai che ti dico una cosa, che io questa ricetta l'ho fatta inconsapevolmente, cioè senza sapere che sarebbe stata una ricetta, però ho utilizzato, al posto delle nocciole, ho utilizzato le mandorle. Vabbè, Vabbè, comunque insomma. insomma, una variante. È più del sud che Allora. del nord, perché le mandorle sono magari più siciliane, invece le nocciole più piemontesi, Sì, quindi. l'ho combinata così perché così ho fatto mangiare ai miei bambini il broccolo, che ovviamente non No. riescono mai ad affrontare in maniera classica, e Infatti. invece in questo modo sono riuscita a farlo mangiare. Bene. Allora, vi servono un broccolo medio, 20 grammi di granella di nocciole, 100 grammi di ricotta, 320 grammi di rigatoni e dell'olio extravergine d'oliva. Ecco. Dovete far bollire una pentola di acqua salata, lavare il broccolo, pelarlo dal gambo e tagliarlo, Sì. fare bollire le cimette e il gambo tagliato a rondelle per qualche minuto. Poi con l'aiuto di una schiumarola mettete i broccoli in una ciotola di acqua molto fredda, manterranno in questo modo tutte le loro proprietà. Buttate la pasta nella stessa acqua salata dei broccoli e mentre cuocete la pasta frullate i gambi del broccolo con dell'olio e della ricotta. A questo punto condite la pasta con questa crema di broccolo, le cimette poi diciamo rimaste intera, qualche cucchiaio di olio extravergine d'oliva e ovviamente la granella di nocciole. Ma mi piace molto perché non si butta il gambo, molte volte il gambo viene buttato via, Eh sì, beh, invece no. tagliandolo così a rotelle Eh viene sì. effettivamente viene più morbido. Sì. In questa ricetta ovviamente al posto del parmigiano c'è la granella di nocciole che contiene grassi buoni, protettivi per il cuore, per il sistema nervoso e che contribuiscono a regolare anche il colesterolo. E l'ideale, mi viene sottolineato in questa ricetta, è usare una granella di nocciole tostate. E poi, come hai detto tu molto bene, i gambi dei broccoli appunto non vengono buttati via perché come le cimette appunto sono molto molto ricchi di sali minerali, di vitamine e di antiossidanti, quindi ci stanno anche i gambi, Beh, anche i gamberi scusate, se vogliamo, anche i gamberi anche i se vogliamo, gamberi. però insomma. È veramente molto buona. Questa la proverò, però diceva 320 grammi di rigatoni. Io sono un mangiatore di pasta e quindi Sì, è no, una vabbè, per porzione sola. te sarebbero troppo pochi effettivamente, però È una insomma. porzione sola per me. Sì, se non vogliamo proprio esagerare, ecco. Infatti, Matteo, ti ringrazio molto per essere stata con noi. Ci risentiamo domani per l'ultima ricetta della settimana. Allora, Benissimo, ciao. grazie.